più di Ishikawa. Ormai sono un po' di mesi che sei a Milano, la stagione ormai è entrata nel vivo. Come stai? Come ti stai trovando a Milano? Come vedi la squadra? Sì, molto bene. Anche il nostro allenatore, anche staff, anche giocatori, proprio molto bene. Com'è stato ritornare dopo tanto tempo a giocare a pallavolo dopo lo stop? Milano ti ha sorpreso in questo inizio di stagione con i risultati che la squadra è riuscita ad ottenere? Io sono molto contento per tornare a giocare al lavoro, anche molto piacere che gioco qui a Milano e anche classifica adesso terzo, anche il nostro gioco è molto bene. Siamo tornati appunto a giocare dopo il brutto periodo del Covid. Adesso qui in Italia, ma anche un po' in tutto il mondo, questa pandemia ancora non è finita. La settimana scorsa non si è giocata la partita con Perugia proprio per questo motivo. C'è un po' di preoccupazione da questo punto di vista anche tra voi giocatori. La vostra attenzione è sempre altissima nel cercare di evitare tutte le situazioni. Quindi come si comporta un atleta? Ma molto difficile che per vivere adesso, ma anche giocatori e anche persone, quindi però noi siamo bene ancora, quindi continuiamo. Prossimo appuntamento che vedrà impegnata Milano è contro Padova. Andremo a Padova, una città che lo scorso anno per te è stata importante. Che ricordi hai di Padova? Ma anche l'anno scorso ho giocato bene, anche squadra bene, ma peccato che la stagione è fermato. Però Padova è anche mi hai trovato molto bene. È una squadra però diversa quella dell'anno scorso rispetto a quella di quest'anno, quindi tanti giovani, è cambiato l'allenatore. Che avversario secondo te sarà quello che Milano troverà di fronte sabato? Padova è veramente una squadra che ho trattato bene, quindi anche noi dobbiamo essere con massima attenzione, anche bisogna forse aggressività. A proposito di aggressività, hai iniziato molto bene la stagione tu a livello personale, giustamente ci sono anche dei momenti un po' in cui ognuno può anche leggermente calare. Qual è il tuo apporto che pensi di dare già a partire dalla prossima partita per la squadra, per Milano, per il coach, per i compagni? Ma per me, per noi è importante che come giochiamo inizio, primo set, perché noi non abbiamo giocato due settimane, quindi inizia partita è molto importante secondo me. Quindi sarà il segnale, il polso della situazione. Ti faccio l'ultima domanda: in questo inizio di stagione che ormai si sta avviando verso la fine del girone di andata, Milano poi affronterà Trento, dovrà recuperare la partita con Perugia, poi affronterà Piacenza. Ad oggi qual è la squadra che in generale ti ha sorpreso di più nel campionato italiano? Ma tutta la squadra questa stagione è forte, quindi però adesso è Perugia e classifica primo, quindi aspettiamo. Mi piace che fare squadra forte, ma sempre dobbiamo giocare bene chiunque, quindi un avversario vale l'altro. Eh sì.